Un aspetto importante che riguarda il posizionamento in sella è quello relativo alla regolazione della tacchetta. Ma quali sono praticamente le variabili che influiscono sulla regolazione della tacchetta? Bene, prima di tutto la posizione antero-posteriore, che determina poi il centro di pressione. Un altro aspetto da non trascurare è la rotazione, e questo è molto importante perché può portare a problematiche poi a livello del ginocchio. E l'ultima regolazione, che dipende poi dal tipo di tacchetta, di pedale, di calzatura che si utilizzano, riguarda lo spostamento medio-laterale e quindi l'influenza sul fattore Q della pedalata. L'estensione della gamba risultante dall'angolo del ginocchio e della caviglia è influenzata dalla regolazione in antero-posteriore, quindi in arretramento della tacchetta. Bisogna ricordare quindi che è fondamentale compensare eventuali modifiche a livello della tacchetta come altezza di sella. Sembra una cosa semplice da fare, ma per evitare spiacevoli conseguenze, soprattutto a livello dell'inserzione tendinea posteriore al ginocchio, è consigliabile affidarsi a personale tecnico qualificato.